Raga, ascoltatemi bene, perché se questo video arriva a 10.000 like e nel negozio oggetti torniamo ad essere 10.000 sostenitori con il mio codice creatore GGYT, vi ricordo che vi basterà andare nel negozio oggetti, andare in basso a destra su supporto a un creatore, inserire il mio nickname GGYT, tutto grande, tutto attaccato, e deve comparirvi creatore supportato GGYT, anche se lo avete già messo, mi raccomando andate a ricontrollare che in alto a destra ci sia scritto creatore supportato GGYT, perché ogni 2 settimane scade. Appunto, raga, se torniamo nuovamente a 10.000 sostenitori e soprattutto arriviamo a 10.000 like a questo video, andrò a fare la mappa che andremo a fare quest'oggi insieme a mio padre. Avete capito bene? Tornano i video con mio padre, sta tutto a voi. Ok ragazzi, allora mi sono messo a cercare in giro la mappa più facile che potessi trovare e ho trovato questo codice qui, questo qui che leggete in alto al centro della schermata. Ok, teoricamente dovrebbe essere una deathrun, quindi non proprio una troll run. Probabilmente potrebbe essere molto simpatico fargli fare una troll run piuttosto che una death run a mio padre. Tra l'altro io ve l'ho sempre detto ragazzi, io e le death run siamo due cose completamente differenti. Stavo dicendo, forse può essere anche più simpatico fare una troll run piuttosto che una death run a mio padre. Però non lo so, volevo fargli iniziare appunto questa avventura nelle mappe, perché comunque io ho l'intenzione di riportarlo ovviamente, perché saranno dei video troppo simpatici raga. Quindi mi raccomando, arriviamo a sti 10.000 mi piace, arriviamo a sti 10.000 sostenitori, conto su di voi. E niente, comunque è la prima volta che faccio anch'io questa mappa. Non ci, dovrebbe essere facilissima, noi stiamo già morendo nei primi livelli, mannaggia la miseria. E probabilmente qualche livello, ragazzi, glielo potrei far fare io. Cioè, glielo farei io magari a mio padre. Mi spiego meglio. Qualche livello, tipo i saltini di prima, credo ci possa riuscire a farli. Ma tipo questo qui, che purtroppo, essendo io scarso, faccio già fatica anch'io a farli. Non lo so se può riuscirci. Quindi magari tipo questi livelli un po' così glieli faccio io. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate sotto nei commenti. E poi magari questi qui che teoricamente dovrebbero essere un po' più facili, tipo questo qui, magari glielo facciamo fare a lui. No, comunque raga, credo che veramente lui trovi delle difficoltà immense a farli. Però penso venga fuori un video, ragazzi, troppo simpatico. Penso, ragazzi, che verrebbe fuori un video troppo simpatico. Attenzione, ok, abbiamo anche i classici scivoli con il ghiaccio. Vediamo cosa riusciamo a fare. Che devo fare lì? Mi dovevo fermare? A me è venuto spontaneo saltare, ragazzi. Però, mi dovevo fermare. C'era questo qui per fermarci. Ok, vabbè, classiche impulsi. Va bene. Ok, va bene, siamo morti. Comunque, come vi dicevo... Ok, pensavo non mi stesse dando le impulsi. Ah, tra l'altro non ho preso il checkpoint qui. Ok. Come vi stavo dicendo, dovrebbe essere... Se ce la farò mai a dirlo. Dovrebbe essere, ragazzi, una mappa facilissima. Dovrebbe essere molto, molto semplice. Raga, io l'ho presi, ma non pensavo li potessi prendere. What? Ok. Ok, dovrebbe essere una mappa semplicissima, ma... Noi stiamo trovando delle difficoltà anche, appunto, se è una mappa semplicissima, siamo caduti. Non è facile riutilizzare le pietre dopo tanto tempo. Like per chi si ricorda queste pietre, ragazzi. Anzi, scrivetemi sotto nei commenti se vi ricordate queste pietre. Che era stagione 4, stagione 5, cos'era? Quella dei supereroi era. Cioè, quell'altra dei supereroi, non questa qui. Tra l'altro hanno fatto 2 stagioni dei supereroi. Un po' di inventiva, Epic Games, potevi pure averla. Ok. Raga, non è facile qua, eh. Questo qui mi sa che è candidato ad essere uno di quei livelli che gli faccio io a mio padre, perché... non è facile per niente. Ok. Oh, no, c'ho ancora l'effetto. What? Cosa è successo? Ok. E qui che devo fare? Ah, ok, uno jump. Una jumper. Ah, mi sono impicciato. Raga, io non sono abituato per niente a fare... i dropper, no, i jumper. Che cosa sto dicendo? I dropper. Ok, non sono abituato per niente, ma questo qui dovrebbe essere... Era facile, insomma. Qui... Vabbè, dovrò saltare qua. No! No! No, ci siamo fatti prendere. Anche questo no... Ma non è così semplice questa mappa, in realtà, eh? Cioè, magari per me sì, perché mi metto un po' qui, le faccio e ok. Però, cioè, tipo anche già per mio padre non dovrebbe essere troppo semplice! Io ho questa fissa, ragazzi, che guardo in alto perché penso si salti di più, ma lo so che non è vero. Ok, ragazzi, dopo aver perso
un quarto d'ora su questo livello, probabilmente ho capito che andava fatto così. Cioè, come hai visto, io provavo a fermarmi su pedana per pedana, ma in realtà conveniva farlo così. Ma io qui non arriverò mai di là. Ma come faccio io ad arrivare di là? Però come faccio io ad arrivare di là? Perché ci sono questi livelli troll? Allora, aspettate, provo a prendere la rincorsa. Ah! Oh, 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 oh! No, ma non ci arrivo, non ci arrivo. Come faccio ad arrivare lì? Come faccio? Doveva essere per così per farmi arrivare. Per farmi arrivare, ma non è che c'è... Aspetta, fammi vedere. Ah, lol. Ok, allora è molto più semplice quello che pensassi. Qui? Ah, qui ce l'abbiamo qua ai lati. Va bene. Ok. Lol. Ok, va bene. Ci sbatte proprio al muro. Va bene, qui. Raga, l'ho fatto completamente a caso. Va bene, ok. Qui? Ma dobbiamo saltare sopra quei cosi? Ah, no, mi sa di no. Ok, mi sa che possiamo fare anche così. Vabbè. No, no, mi fanno danno. Ma mi pareva strano, era troppo semplice. Era veramente troppo, troppo semplice. Ok, prendiamo la rincorsa. Wow, 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 what? No, 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 no. Dimmi, no, dimmi che ho preso il checkpoint. Dimmi che... dimmi che ho preso il checkpoint. Ok, sì, l'ho preso, meno male. Che è qua? Ah, ok. Dobbiamo farcela correndo. A parte che questo livello si può fare tranquillamente anche senza la corsa, facendoci trappola per trappola. Però mi sa che non posso, non posso evitare il velo, quello che ci velocizza. Ah, ma era già solo fino a qui? Ok, era solo fino a qua, va bene. Easy allora, va bene. Qui dobbiamo prendere bene il bordo. Però di là non l'abbiamo preso per niente il bordo, ok. E olè. Ok, fatto anche questo. What? Come faccio? Ma non è facile per niente questo... Ma non è facile per niente questa mappa, ragazzi. Qui ci stanno trollando. Cioè, vabbè, ok. Abbiamo fatto più di 20... Quanti livelli abbiamo fatto? Tiè, 24 livelli in 5 minuti. E sono d'accordo. Però... Come faccio? Ma devo tipo... Ah! Devo tipo guardare in alto e cercare di mettermi lì dentro. Ok. Ma è meglio se lo apro il deltaplano? Vediamo. No, non mi cambia nulla. Raga, senza volerlo. Raga, io penso che se lo facevo come volevo farlo io sarei morto. L'ho fatto completamente a caso. Qui? Era troppo facile. Era troppo facile altrimenti. Ok, quindi se qui a destra non posso andare vado qui. Ok. Ok. No, pensavo avessero fatto tipo la N così. Invece no. Allora, quindi fino a qui, ok. Vabbè, qua. Vabbè, qua per forza. Ok, va bene. Ok. Tipo serpentelli. Tipo, raga, a questo livello papà ce lo devo far arrivare perché vi immaginate papà che sbrocca contro le pareti invisibili? Ma che è questo rumore che continuo a sentire sottofondo? What? Va bene. Ok. No, all'ultimo piruletto! All'ultimo! Maledizione! Ero concentratissimo, ma non abbastanza, evidentemente. Proviamo... What? Ha laggato tutto? Ha laggato il mondo? Ok, raga, ok. Ce l'abbiamo fatta. Oh, no! Io questo qui lo odio, ragazzi. Io questo qui lo odio tantissimo. Questa tipologia di livello la odio tantissimo proprio. Allora... Ma perché vedi? Ok, no, 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 è stata più semplice del previsto. Va bene, e qui? Ho una bouncer qui, ok, sì. Ma what? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sono anche delle ruote quelle, non è neanche dove posso posizionarmi, non lo so. Come faccio? Come faccio? Ma come faccio, ragazzi? Ah, ok. Devo dargli lo slancio. Qua perché ho i pupazzi di neve? No, non ci credo. Che come faccio? E che ci faccio? Cioè, devo fare tipo la scaletta? What?
Ma seriamente? Ma che? Ma che storia è? Ma non ci credo. No, raga, non ci credo. Ma non l'ho mai usato i pupazzini. Cioè, ok. Vabbè, ok. Ok, qua con l'impu... Ah, ok. Va bene, perfetto. Stiamo andando avanti, a che livello siamo? 31. Ma non mi... Perché non me le fa prendere? Ah, ma è perché me le ritoglie il coso? Ma dove devo andare io? Là? Dove devo andare, ragazzi? Dov'è che devo andare? Ah, la doppia impulsi. Raga, ma non è facile per niente. Raga, ma non è facile per niente. Cioè, la doppia impulsi non la so fare nemmeno io. La doppia impulsi non la so fare nemmeno io, raga. Ok, non so nemmeno io come ho fatto, raga, ma... No, 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 dai, di nuovo i pupazzi di neve no, però. Di nuovo i pupazzi di neve no, però, raga. Fino a lì? Ma se io faccio così? Ah! Ma lol, io prima stavo facendo la scaletta. Ok, raga. Mi sono dovuto prendere due stock, se no non ci arrivavo nemmeno adesso. Cioè, due. Ma dai, ma basta con le impulsi! Basta con le impulsi e con i pupazzi miei. Mi avete rotto le scatole! Basta! Come faccio ad arrivare lì? Ah no, ok, ci si può arrivare facile. Ah! Ok. Ok. No, 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 no! No, ok. Va bene. C'ho paura di morire. What? Raga, a essere easy è easy questa mappa, ma io pensavo ancora molto più easy. Che è qui? Cosa dovrei fare? Non mi ridà neanche il fortadile. Provo a riprendere. Ah, ok, me l'ha messo. Ah, ma vuoi vedere che... Com'è impossibile modificare? Vabbè, l'abbiamo rotto. Ok, a posto. E qui? E ah, ok, ho capito. Va bene, ne prendo un altro, raga. Non so come dovevo fare a passare per di qua, ma... Lo faccio così. Ok, va bene. No, ho distrutto tutto! Ho distrutto tutto! Ma dove devo andare? Ma che cos'è? Vabbè. Ok, ragazzi, allora provo un attimino ad andare contro il sistema. O non so se effettivamente si fa così questa mappa. E provo ad utilizzare i fortadili di qua. Anche perché altrimenti io non capisco proprio come po io possa fare questa cosa. Cioè, come posso fare questo livello? Tra l'altro è partita la tempesta, ok? Cioè, come faccio a fare questo livello io? Cioè, devo usare per forza... Il fortadile, penso. Ok. Ma what? Che livello è? Ma come è il livello 139? Ma cosa? Ma dove dovevo andare allora io? Raga, ho buggato ma una mappa, ho buggato. E non è la prima volta che mi succede. Ma io buggo mappe di continuo, raga. Ma che cosa? Cioè, io ogni volta vado in posti dove non posso andare completamente a caso. Ma niente, rip. Va bene. Non riesco a farlo. Ma che cosa è successo? Ho fregato il sistema, raga. Oh, ma non sapevo che cosa dovevo fare. No, 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 no. Ok. No, come sono morto? Forse... No, ma non mi ha preso la trappola. Perché sono morto? Forse c'è una parete invisibile. Niente, raga, mi ha riucciso. Ma, raga, vi posso dire che mi ha un po' scombussolato questa cosa? Cioè, ho fregato il sistema per l'ennesima volta nelle Deathrun. Ma cosa? Ma qui che so, sti elicotteri? Ma dovevo continuare ad andare dall'altra parte?
Non lo so, raga, non lo so. Vabbè, raga, io chiuderei qui sopra un elicottero. Spero che il video vi sia piaciuto. Sinceramente non ho capito nemmeno io cosa sia successo. Se raggiungiamo i 10.000 mi piace, 10.000 sostenitori su Fortnite, vi ricordo, arriverà il video con mio padre appunto su questa mappa. Ci divertiremo un sacco. Oppure consigliatemi altre mappe da fare con mio padre sotto nei commenti. Per me è tutto, noi ci troviamo dopo live su Twitch o domani in un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi!